Monica Genovese, oggi avete scritto una lettera, un appello per dire fate uscire i nostri bambini, non ce la fanno più. Naturalmente è nata questa iniziativa da in primo luogo uno studio, un consulto, non solo un sondaggio tra mamme che dicono che i loro figli non dormono, non mangiano, sono sempre sui social, una dipendenza stanno maturando rispetto a smartphone e anche tutti i social, dalla paura di alcuni bambini addirittura di andare solo alla finestra a prendere un po' di luce. Dopodiché, chiaramente, prima di esporci e di chiedere qualcosa, abbiamo voluto studiare un poco con psicologi e psicanalisti il contributo di alcuni di loro, quali sono gli effetti devastanti che tutto questo sta provocando sulla salute psicologica dei bambini. Dopodiché abbiamo appreso che la Società Italiana di Pediatria aveva fatto presente il problema alla salute dei bambini, chiedendo al governo di intervenire al riguardo. Ma nel silenzio del garante dell'infanzia e dell'adolescenza, nel silenzio quantomeno apparente, perché poi è chiaro che dobbiamo muoverci con cautela quando parliamo di certo tipo di cose, abbiamo ritenuto doveroso non prospettare soluzioni già preconcette. Ma chiedere al governo di Voi riflettere su chiedete di far questo. riuscire almeno una volta a settimana? Ma sì, troviamo un modo. Tra l'altro, ripeto, da poco ho letto interviste di pediatri, emeriti professori e infettivologi che ci dicono che il virus, ripeto, noi da profani dobbiamo sempre stare a guardare, sentire e imparare chi può dirci e può insegnarci le cose. Ci dicono che il virus all'aria aperta non si contagia. Lei ha un figlio, come sta esprimendo questo malessere? No, io ho una figlia che chiaramente, come tutti i ragazzi, sta soffrendo e naturalmente trova nei social un rifugio. Noi tanto li abbiamo demonizzati, addirittura oggi ci troviamo a chiedere aiuto ai social, però anche questo è un danno.